Ciao, Vaiu! Allora, oggi vi parlo di una cosa completamente diversa. Vi devo voglio darvi delle anticipazioni perché pare che avremo quanto prima diversi ospiti sul mio canale, ospiti scelti da me chiaramente, con i quali parleremo di alcuni. Purtroppo non posso farlo live perché non ci riesco semplicemente, però pubblicherò dei video con degli ospiti molto molto interessanti che spero vi piaceranno, ecco. Chiaramente saranno video fatti in remoto e quindi tramite una chiamata Skype, quindi ecco, l'importante sono i contenuti, non mi, diciamo, soffermate sulla qualità dell'immagine, perché chiaramente essendo registrato da Skype sicuramente non sarà come mi state vedendo adesso. Quindi, però, avremo diversi ospiti e parleremo di diverse cose importanti. Oggi facciamo una variazione sul tema, nel senso che non vi parlerò di strumenti musicali, ma di una cosa meravigliosa che ho scoperto da poco. Vi sto parlando di questo affare qua, che io non so neanche come mantenere per farvelo vedere praticamente. Questo è l'Oculus Rift, per la precisione il modello Rift S, ed è un visore per la realtà virtuale. Perché ve ne parlo? Perché ci sono delle cose che voglio dirvi, e perché chi è interessato a queste cose qua va a vedere i video su YouTube. Io stesso, prima di comprarlo, anche perché non è molto economico, ecco, siamo intorno ai io l'ho pagato 3,50, adesso costa 4,50 perché l'ho comprato in offerta, però non è una cosa economica. Quando cerchi video su YouTube di questo affare qua, trovi praticamente gente che dice tutto di tutto, ma poi alla fine non acchiappi mai quello che ti dice, quello che vuoi sapere. E quindi sarò io a spiegarvi queste cose, perché quando, ripeto, quando l'ho preso io avevo questi dubbi che non mi sono stati risolti fino a quando non l'ho messo in testa per la prima volta. E quindi vi voglio dire tutte queste cose. La prima cosa è sicuramente il fatto: ne vale la pena? Perché costa? Sì e no, nel senso che per quanto costa mi aspettavo una cosina in più, nel senso che è costruito una merda, cioè è veramente fragilissimo e dovete stare molto molto attenti perché si rompe molto molto facilmente. Chiaramente basta semplicemente prendere dei piccoli accorgimenti per cui, per non stressarlo troppo, e quindi non succede niente. Però per i 350-450 euro che costa mi sarei aspettato una cosina un pochino più resistente. A me, ad esempio, dopo circa un'ora di utilizzo, quando mi è arrivato si è iniziato a spaccare questa plastica qua dentro, e quindi mi aspettavo una cosina di più. La qualità video è eccellente, ma non è la fine del mondo, nel senso che è presente un leggero effetto zanzariera sempre, che è sopportabilissimo, però non quando poi ti togli questo e guardi il monitor dove l'effetto zanzariera non c'è, ti sembra di guardare una cosa fantascientifica. E quindi, diciamo, le ottiche sono buone, ma non sono proprio la fine del mondo, almeno secondo me. Poi il fatto che si spacca questo supporto qua praticamente non ti permette di attaccare in maniera molto ferma il visore agli occhi, e quindi praticamente il campo di visuale è un po' è ridotto rispetto a quello che potrebbe fare questo apparecchio, perché praticamente non puoi schiacciare il visore in faccia, perché proprio questa situazione, diciamo, sto fatto che il visore
schiacciato in faccia, scarica la forza su questo pezzo di plastica, lo fa spaccare, e quindi lo devi tenere un po' più lontano, sacrificando un pochettino l'angolo di visuale, e questo è un peccato sicuramente. Perché ne vale la pena? Perché è una cosa divertentissima, perché io non sono un videogiocatore, ecco, non trovavo un videogioco che mi prendesse veramente da anni, da quando ho questo affare qua invece ho ripreso a giocare ai videogiochi, perché è un'esperienza eccezionale, bellissima, divertentissima, ci perdi il tempo, insomma è veramente bello, è veramente un altro modo di giocare. In realtà poi in effetti con questo affare qua tu non stai facendo un videogioco, stai facendo delle cose, e quindi è molto molto diverso dal giochino tradizionale, ecco, per questo è bello. La cosa, la realtà virtuale in sé è bella, e questo ti permette, ecco, di entrare nella realtà virtuale senza spendere veramente un occhio della testa, perché poi oltre a questo, cioè dopo di questo l'HTC Vive, che però costa il doppio, e quindi diciamo con questo qua, nonostante ci siano degli scotti da pagare sicuramente, riesci insomma a iniziare a giocare senza spendere un occhio della testa. Chiaramente immagino che una cosa che costa molto di più di qualità sarà molto migliore, e quindi non avrai sicuramente tutti i problemi che c'hai con questo. Un'altra domanda che viene in mente è: che cosa ci fai? Allora, ci giochi sicuramente, ci sono tantissimi giochi bellissimi, divertentissimi, che ti fanno perdere un sacco di tempo e ti fanno, insomma, ti lasciano là ad evadere sostanzialmente. Oltre a questo però, poi questo dipende un pochettino anche dalle tue abilità e dal tuo saperti adattare a questo tipo di cosa, in realtà tu ci puoi usare il computer, potresti eliminare il monitor, cioè spegnere il monitor e utilizzare il computer completamente solo con questo, in maniera completamente differente, cioè tu praticamente davanti c'hai uno schermo che è il desktop del tuo computer e puoi utilizzarlo tranquillamente con la tastiera o col mouse, oppure con i controller sui, che sono dei controller particolari che escono dalla scatola, che sono hanno proprio la funzione della mano, e quindi tu dentro vedi proprio materialmente la tua mano che entro certi limiti si muove proprio, ok? C'hai proprio il tasto per stringere il pugno, il tasto per muovere l'indice, per il pollice, quindi diciamo è questo il modo di interagire in questo ambiente che è la realtà virtuale, no? E quindi anche il desktop tu lo gestisci in maniera diversa, c'è una shell che poi sarebbe l'interfaccia particolare che ti permette praticamente di prendere le finestre, spostarle da dentro al desktop e avere praticamente da una parte il desktop principale e le finestre disposte più o meno liberamente dove ti pare, e quindi è una cosa eccezionale. Teoricamente quando tu per esempio non volessi far vedere quello che stai facendo con il computer, ti metti questo, spegni il monitor e vedi solamente tu. Ha un'altra cosa di cui voglio parlare, ha degli altoparlanti interni suoi che stanno praticamente qua sotto, che ti arrivano sopra alle orecchie, che sono di qualità schifosissima, nel senso che si sentono bene, ma uno a me è arrivato praticamente che già gracchia, e quindi la qualità proprio degli altoparlanti fa schifo, e questa è una cosa terribile secondo me, perché veramente degli altoparlantini così, cioè non costano niente, quindi metteteli un po' meglio, ecco. Comunque si tratta di una cosa che non è che costa proprio 80 euro, insomma costa un bel po' e fanno schifo a livello qualitativo, tuttavia si sentono accettabilmente come diciamo proprio qualità sonora, e ti danno un ottimo isolamento
con l'ambiente, e quindi praticamente quando c'hai sto coso in testa, anche con gli altoparlantini interni, non senti quasi niente di quello che c'hai attorno, e quindi ti dà un bel isolamento dall'ambiente. C'ha anche un jack per delle cuffie, e quindi puoi collegare delle cuffie jack chiaramente a bassa impedenza. Questo è fatto per degli auricolari sostanzialmente, alcuni dicono che ci puoi mettere anche delle cuffie. Io ho provato con delle cuffie Bluetooth, funzionano bene, ma praticamente l'ingombro del frontino, che si chiama halo, non ti permette di appoggiare bene i padiglioni sulle orecchie. Ho provato con diversi tipi di cuffie e solamente uno dei vari tipi che ho provato, diciamo, va un pochino meglio. Tutti gli altri fanno molta difficoltà a appoggiarsi sulle orecchie, quindi questo è un altro difetto sicuramente da considerare. Dentro io porto gli occhiali, dentro ci vanno gli occhiali purché siano piccoli. Io ho due paia di occhiali diversi, quelli grandi non c'entrano, questi qua ci vanno perfettamente. Quindi considerate che se portate gli occhiali dovreste comprare, o ci sono delle lenti apposite che si comprano a parte per graduate, che si mettono dentro, oppure se li volete utilizzare con gli occhiali, perché chiaramente le lenti sono un po' difficili da trovare, se vi devo dire proprio tutta la verità, li dovete comprare solamente sullo store Oculus, penso, e quindi considerate che fate prima a farvi un paio di occhiali un pochino più piccoli, ecco, che c'entrano, e non hai problemi sostanzialmente con il fatto che c'hai, che porti gli occhiali. Altra domanda che ti fai è quella del cavo. Il cavo è abbastanza lungo, dà fastidio? Allora, il cavo in linea di massima è abbastanza lungo, però è lungo proprio il giusto, nel senso che se fosse proprio mezzo metro più corto sarebbe troppo corto. Dà fastidio? Sì, dà molto fastidio. A volte veramente lo senti, proprio quando giri il collo senti che c'è il cavo e rompe proprio le palle alla grande. E quindi stai là praticamente ad aggiustartelo, a spostartelo, a trovare la posizione giusta, per cui quando giri la testa dà poco fastidio. La verità è questa. Puoi buttarlo dietro, puoi metterlo davanti, insomma dà fastidio il cavo, punto, stop. Poi va attaccato dietro al computer, che in molti casi sta sotto alla scrivania, e quindi praticamente per fare questo giro ti bruci circa un mezzo metro abbondante di cavo, che è già un altro problema, insomma. C'è bisogno di molto spazio? No, puoi giocare anche seduto, però in molti casi quando stai seduto in effetti il coso capisce che tu stai seduto e quindi ti vedi praticamente più basso di un'altezza normale. Per alcuni versi lo puoi sopportare, in altri giochi non va bene e devi stare per forza in piedi. Più spazio hai e più ti puoi muovere in realtà, però se non ce l'hai stai fermo e finisce là. Girare attorno proprio per la questione del cavo è difficile, non riesci perché ti incatasti nel cavo in una maniera bruttissima e quindi praticamente rimani fermo così, giri con i controller e ti puoi guardare attorno quanto riesci a girare la testa. Girare a 360 gradi non lo fai perché, ti ripeto, ti avvolgi nel cavo in una maniera orrenda, quindi non lo può fa. E questo è un altro limite di questo coso qua. Giochi, questa è una domanda fondamentale secondo me che si fanno un po' tutti, ma i giochi ci sono, quanto costano, funzionano? Ecco la domanda fondamentale: funzionano tutti i giochi? Allora, no,
non funzionano tutti i giochi, non è che tu c'hai un gioco oppure scarichi un gioco anche open source, che ne so, un gioco qualunque, un free to play su Steam per esempio, una cosa qualunque, e non funziona in VR perché il modo di giocare è completamente diverso. I giochi per il VR praticamente sono organizzati con un modo di interagire con il gioco completamente diverso. Penso per esempio ad un FPS, a un giochino di quelli là con la pistola, cioè lo sparatutto in prima persona. Call of Duty per esempio, tutti i Call of Duty hanno la pistola davanti, il fucile davanti che cammini e sta fermo, mentre invece i giochi, cioè, e tu vai in giro, ti muovi e in base a questo praticamente punti, mentre invece i giochi fatti apposta per il VR, che sono compatibili con il VR, hanno praticamente le mani e l'arma, quindi sono completamente separati. Tu interagisci prima ancora che con il bersaglio, cioè il Cristo che tu devi sparare, prima di quello tu interagisci con l'arma, e quindi sarebbe impossibile in realtà che un gioco fatto normalmente, che tu muovi praticamente all'inquadratura, funzioni con il VR. È completamente diverso il modo di interfacciarsi con il gioco, quindi no, non tutti, non è che ogni gioco funziona con il VR. Puoi giocare in maniera tradizionale nel VR, ma c'hai praticamente uno schermo davanti come se fosse il monitor del computer. Pensa a Call of Duty, se tu fai partire Call of Duty ti parte come se fosse un grande monitor davanti, ok? I giochi invece che sono proprio per il VR invece ti partono in VR, hanno la visuale 3D, hanno il modo di funzionare col VR, con i controller e con il visore completamente diverso che è quello del VR. Che tipo di giochi? Allora, in realtà i giochi che non sono specificamente per VR, molti dei giochi che non sono proprio per il VR funzionano, in realtà supportano il VR e funzionano con il VR. Penso ai simulatori di volo, ai simulatori di guida. Molte volte tu non sai effettivamente che sono compatibili con il VR, ma lo sono. E quindi in moltissimi casi sono giochi che tu hai sempre giocato e poi vai a scoprire che in realtà sono compatibili col VR e li puoi far partire anche sul VR. Lo consiglio? Sì, perché vi ripeto, è un'esperienza eccezionale, è un modo diverso proprio di approcciarsi al computer, al gaming, a tutto quello che fai, cioè tu proprio lo fai in maniera diversa, ecco. È un'altra cosa, cioè è proprio un modo differente di approcciarsi all'informatica, al gaming, a tutto. È meraviglioso. Ci sono cose di tutti i tipi, mi sono appassionato veramente così tanto che vorrei aprire un canale dedicato solo al VR, perché ci stanno delle cose così belle, ma proprio ci sono per esempio le chat sono una cosa bellissima, perché praticamente ce ne sta una che tu stai proprio seduto in una stanza con delle altre persone e chiacchieri così. Ma la cosa meravigliosa è che queste altre persone sono persone di tutto il mondo e quindi tu puoi parlare, puoi scambiarti informazioni in questo modo eccezionale, perché cioè, tu c'hai un avatar proprio materialmente, un simulacro di te stesso, e puoi gesticolare, la persona che c'hai davanti vede chi stai ascoltando, vede dove rivolgi lo sguardo, è proprio un altro modo, è un modo veramente meraviglioso di avere una sorta di, come dire, di presenza, di contatto con una persona che sta dall'altra parte del mondo.
E ripeto, la cosa eccezionale, chiaramente tu lo puoi fare anche in una chat scritta, lo puoi fare in una chat vocale, però è differente, è diverso il modo di approcciarsi, tanto è vero che questo modo di fare questa cosa, questa fisicità che c'è, questo vedere una persona, per quanto sia una rappresentazione grafica, ti mette un po' in soggezione, quindi difficilmente trovi la persona scortese, difficilmente trovi, diciamo, fai brutte esperienze, proprio perché è un modo più fisico, più vero, ecco, di approcciarsi ad una chat, insomma, poi sentono la tua voce, quindi è proprio un modo, è un modo diverso, ecco, di fare. E io quando ho scoperto questa, la prima volta che mi sono connesso, ho trovato delle persone, degli americani, era un gruppo di tre persone, due americani e un'ucraina, una polacca, una cosa del genere, che stavano parlando di liuteria. Cioè io potevo beccare qualunque gente che parlava, che ne so, di motori, di navi da crociera, che ne so, cioè, invece io sono andato a trovare proprio quelli che parlavano di violini, per dirti. E quindi è una cosa eccezionale, ci sono giochi divertentissimi, tipo, io non mi ricordo mai, il Hot Dogs, Horse Shoes and Hand Grenades, è un gioco divertentissimo, è un FPS, e quindi è, diciamo, è un alter ego di Call of Duty, dove tu c'hai praticamente un arsenale infinito, però invece di esserci soldati ci sono delle salsicce, e quindi tu fai la guerra con le salsicce, che sono di un divertente, un morire, guarda, una cosa eccezionale. Poi c'hai questo arsenale infinito con tantissime armi che funzionano come funzionano nella realtà, e quindi devi, io per esempio c'ho il mio loadout, cioè c'ho il mio diciamo arsenale tipico, cioè c'ho delle armi con le quali mi trovo bene e utilizzo sempre quelle perché le conosco, so come funzionano, e quindi praticamente devi imparare proprio come funziona l'arma, cioè la devi saperla maneggiare, perché tu effettivamente in mano ce l'hai e la devi maneggiare proprio, ed è una cosa spettacolare proprio. E io per esempio utilizzo il Dragunov, la K-47, sono un filo russo io praticamente, le puoi personalizzare, ci puoi mettere le ottiche, puoi cambiare i caricatori, insomma è un modo completamente diverso di giocare. Vi ripeto, io non sono un videogiocatore, io sono uno che i videogiochi da molti anni a questa parte l'ha schifati, perché sono diventati tutti politicamente corretti, perché sono diventati tutti poco divertenti, perché sono stati presi troppo sul serio, insomma per tutta una serie di motivi che non sto qua a dirvi. Quindi ve lo consiglio assolutamente, chiaramente per far funzionare questa cosa avete bisogno di del cazzo del computer. Perché? Per il semplice motivo che la scheda grafica, mentre su un monitor normale deve renderizzare una sola immagine, qui ne deve renderizzare due, perché tu davanti non hai effettivamente un'immagine piatta, ma è un'immagine tridimensionale, e quindi è necessario praticamente rendere la stereoscopia degli occhi. Ed è un'altra cosa meravigliosa che, per esempio, ti aiuta tantissimo nei simulatori di guida. Molte volte in realtà nei simulatori di guida, quando tu li giochi piatti, il fatto che sia un'immagine monoscopica e non stereoscopica non ti permette di percepire la profondità, e quindi non sai effettivamente quanto sei lontano dalla curva, ok? Non riesci a percepirlo, devi dedurlo sostanzialmente, quindi molte volte questa cosa ti frega. Qua invece ti aiuta tantissimo per il fatto che vedi la profondità e ti rendi conto di quanto sei lontano dalla curva, ed effettivamente è una cosa meravigliosa, perché con giochi per esempio come Project Cars, come Automobilista, insomma, io proprio sono nella macchina, cioè mi giro e vedo l'abitacolo della macchina così com'è, così come sui simulatori di volo so dentro all'aereo, quindi mi giro e vedo
completamente tutto l'abitacolo dell'aereo, ed è una cosa eccezionale. Poi ci sono quelli più semplici e quelli più complessi, chiaramente ci sono quelli proprio complicati, dove tu c'hai proprio l'abitacolo funzionante, nel senso che tu c'hai tutta la strumentazione davanti e devi accendere proprio tutto a mano, una cosa alla volta, insomma, ce ne sono diversi con diverse difficoltà, e quindi effettivamente proprio ci sono quelli un po' più arcade e quelli invece proprio a simulazione, che tu praticamente l'aereo lo devi accendere e quindi devi farti tutte le configurazioni, tutta la checklist, insomma, serio veramente. Quindi lo consiglio, se avete la possibilità non prendete l'Oculus Rift ma prendete qualcosa di meglio, perché questo qua a livello di costruttivo è un fatto un po' a cazzo, i materiali non sono proprio buoni, quindi io questo, cioè, posso prendere, ecco, non, perché poi vi ripeto, c'è l'HTC Vive che però costa il doppio, e quindi, però questo è un ottimo starting point, nel senso che tu inizi da questo e poi magari dopo qualche anno puoi fare un upgrade. Però vi ripeto, considerate sempre che c'è bisogno di un bel computer serio per far funzionare questa cosa qua. A me non è mai andata, io ho una 1070 come scheda grafica, non è mai andata in difficoltà, però insomma non lo so con una 1050 come va. L'ho provato solo col mio, quindi non lo so. Ok, spero di aver risolto tante delle vostre, cioè le domande, proprio quelle là che io quando volevo sapere, quando ho comprato questo e mi sono informato. Chiaramente voglio, se andate a vedere video su YouTube di videogiochi e cose così, voi vedete una cosa bellissima, ma considerate che è un decimo di quello che voi vedete qua dentro, perché è tridimensionale l'immagine e perché per una questione di interagire con il videogioco, non è solamente è completamente diverso, voglio, potete farvi un'idea, nel senso che capite che si fa, ma quando ci avete questo in testa, vedete, è una cosa completamente differente. State attenti se lo prendete a questa cosa dell'alo che si spacca, e quindi la profondità del visore regolatela semplicemente più avanti possibile e non la schiacciate troppo sulla faccia. Considerate che praticamente c'è un tasto qua sotto, non deve assolutamente fare forza su questo, diciamo sull'attacco dell'alo sul visore. In realtà l'alo si può pure cambiare, se si spacca sarò praticamente costretto a cambiarlo. Ok, vaiu, spero che questa digressione vi sia stata piacevole. Volevo parlare di questa cosa perché è una cosa diversa e che mi sta prendendo tantissimo e ci sto praticamente perdendo tantissimo tempo. Io per oggi vi saluto, ciao vaiu. Para mi gente, con una pasión tan fuerte.